Slitta di un anno l'accorpamento al Tribunale di Nocera inferiore di altre sedi giudiziarie della provincia di Salerno. Una notizia, quella del rinvio stabilito dalla Commissione permanente di giustizia del Senato, che però solo parzialmente rassicura gli operatori della giustizia del territorio, preoccupati per un ulteriore impossibile da gestire ingolfamento del carico di lavoro sul numericamente scarso organico togato ed amministrativo del presidio di giustizia nocerino ieri pomeriggio un vertice allargato è un problema che ovviamente deve trovare una soluzione anche a livello generale perché noi abbiamo comunque una crisi di organico che scontiamo poi in termini di ricaduta sulle periferie. Però oggi essere qui da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati di Salerno è anche proprio questo, il segno di una presenza, di un attestato di stima, di affetto e anche di attenzione verso i problemi di questo territorio e per quello che ci sarà possibile fare e ovviamente offriremo la nostra Voce anche per portare avanti quelle che sono le legittime aspettative del Tribunale di Nocera e dei colleghi e del Foro in genere? Sì, eh, le soluzioni sono diciamo queste: e in questo momento c'è una proposta di legge che è approvata un po' da tutte le forze politiche che eh, vorrebbe far prorogare, slittare di un anno um, eh, l'entrata in vigore di questa legge. L'accoglimento di questa diciamo, la proroga potrebbe eh, servire eh, a fare in modo tale da convincere il Ministero e in, sotto certi profili pure il CSM a dotare eh, eh, l'organico del Tribunale di Nocera e della Procura di quelle unità diciamo, che sono assolutamente necessarie per far fronte ai problemi. Noi abbiamo fatto presente che per Nocera ci volevano almeno quantomeno due magistrati, perché nelle due sezioni distaccate ci stavano due magistrati, uno per il settore civile e l'altro per il settore penale. Hanno deciso uno per eh, aumento di un solo magistrato ed è certamente insufficiente. Credo che l'ufficio giudiziario di Nocera Inferiore sia un ufficio di frontiera un ufficio di, la cui importanza vitale nel panorama, nella geografia del nostro territorio non può essere misconosciuta e, secondo me, non può essere misconosciuta neppure da Salerno.